Allora, mister, semifinale, solita banda del buco la tua, che stasera gli è andata anche bene, e grandi avanti perché cioè, ormai ultimamente stai facendo tantissimi gol. Non so se la coperta, non so come dici tu, è questione della preparazione, del fatto che giocano sempre. Comunque anche stasera, cioè, in difesa non mi siete piaciuti per niente. Davanti è uno spettacolo, cioè, impostazione così, è una Picardo strana perché so che la difesa della Picardo nel campionato è stata la migliore La migliore forse. assoluta, sì. Quindi cioè, così, soddisfazione credo ben pagata per una semifinale e adesso siete di diritto i favoriti. Cosa vuoi che ti dica? Adesso, prima di essere favoriti, c'è da giocarsene anche con gli altri. Ci sono delle sorprese, delle squadre insomma, che hanno un carattere che meritano anche loro il passaggio che hanno fatto. Stasera è vero, davanti siamo abbastanza incontenibili, però abbiamo avuto anche la fortuna che non si è riaperta la partita sul rigore sbagliato, questo devo dirlo. Però ricordiamoci che stasera c'è davanti il Colorno, che è la squadra, secondo me, che ha espresso il miglior calcio in questo torneo e anche, se devo essere sincero, anche in campionato è la squadra da avversaria che mi è piaciuta più di tutte. C'ha dei giocatori importanti, dei giocatori che non ti puoi permettere di prenderli alla leggera. I gol li prendiamo sempre, come dicete, è la fortuna che in questo momento li facciamo. Stasera, secondo me, abbiamo anche giocato un pochettino meglio del solito, nel senso che ci stiamo raccogliendo tutte le forze possibili per restare concentrati. Poi, insomma, davanti, quando ci sono giocatori che hanno queste qualità, la differenza si vede. Non lo so, io non so neanche cosa dire, ringrazio tantissimo i ragazzi perché giochiamo un giorno sì e i recuperi sono davvero difficili. Avevo anche in panchina alcuni acciaccati, qualcuno è entrato anche in condizioni non ottimali, però non avendo dietro la squadra 99 e avendo un solo prestito facciamo da soli quello che riusciamo a fare. Per adesso sono contento perché comunque nelle 4 ci siamo. Con un po' di sofferenza, però credo anche meritatamente. Sì, devo dire di sì. Io insieme al Colorno, alla Picardo, l'attacco della Picardo, perché la Picardo non mi ha soddisfatto completamente in questo torneo. Però il Colorno e io, una squadra che ho amato e che ieri sera mi ha deluso per tutti i gol sbagliati, è stato Luzzara. È il mio gioco, quello del Luzzara, forse interpreto così il calcio e devo dire che però fino adesso è stato un torneo. Che mi ha riconciliato con le juniores. Tu sai benissimo come la penso io, cioè in pratica un torneo, non il torneo, il campionato del regionale è di un livello molto diverso rispetto a questo torneo. E io ho visto 3 partite, credo, 4 in campionato e non ho mai resistito, cioè in pratica mi giravo dall'altra parte prima della fine. Qua mi appassiona. Cioè, mi avete appassionato, cioè, mi avete riconciliato col calcio e purtroppo questa regola massacra proprio le giovanili e questa è una dimostrazione, credo. Sì, in effetti un pochettino è così, perché in questo momento questa regola qui un pochettino i ragazzi sono un pochettino messi in difficoltà, questo è naturale. Però ritornando un pochettino a quello che dicevamo sui gol presi o meno, nei tornei quasi tutte le squadre prendono più gol che prendono in campionato. È una questione di affiatamento, è una questione che si prendono anche qualche prestito, è una questione che si fa qualche esperimento, si fa come si può e quindi non c'è quell'affiatamento, quel lavoro metodico che fai durante la settimana dove puoi correggere gli errori, dove stai attento a non prenderlo. Io ho visto, oltre a noi che abbiamo preso tanti gol, anche squadre importanti in questo torneo, i gol ne hanno presi un pochettino tutti. È un po', diciamo, lo spettacolo del torneo, i gol se ne vedono tanti. Per fortuna riusciamo a farne qualcuno più degli altri. Grazie Ministro, ti ringrazio. Sì, gol tanti, belli e tutte partite davvero che hanno tenuto gli spettatori, numeroso pubblico perché dobbiamo dire anche questo. Ti ringrazio, ci vediamo 6 in semifinale e io continuo a dire, cioè continuo a dire, adesso dico che la Picard è la favorita del torneo. Ciao Mister. Ci vediamo molto volentieri, ciao. Allora Mister, una sconfitta che, cioè una delle due squadra doveva uscire perché i quarti sono questo.
Voi avete giocato, secondo me, un bel calcio, avete trovato un grande attacco, e però quando siete usciti non siete riusciti a ricucire quello che avevate sbagliato nel primo tempo. Secondo me, nel senso che il rigore sbagliato vi poteva rimettere in partita, anche quando eravate sotto di 1-0, 2-0 avete avuto delle occasioni Sì. per pareggiare. Loro sono stati un po' più lineari nelle occasioni da gol. Voi nel primo tempo un po' più confusionario, Sì, così. guarda, allora. Comunque è una partita che non. Chi segna, cioè in pratica da una parte e dall'altra si poteva segnare in ogni momento. Sì, ma diciamo che guardando la partita nel complesso loro hanno meritato. Noi ci siamo presentati un po' incerottati dal torneo altro che abbiamo fatto il Cavazzoli, siamo tornati con qualche infortunio, qualche acciacco da una battaglia che abbiamo fatto là. È stata una stagione impegnativa che si è conclusa con un infortunio anche grave di un ragazzo. Quest'anno abbiamo avuto un po' di infortuni, un po' di problemi, e i ragazzi erano stanchi, abbiamo fatto un altro torneo, le finali fino alla fine. Stasera diciamo loro erano molto più carichi di noi, secondo me, quindi noi potevamo sì riaprirla, come dici tu, nel secondo tempo, secondo me. Detto questo, loro hanno anche avuto parecchie occasioni in più, perché davanti avevano Sì, insomma avevo dei carri Zenaglia, certo. armati. Sì. Dopo noi abbiamo continuato col nostro gruppo del campionato, abbiamo giocato con anche dei 99 che hanno fatto molto bene, e quindi vabbè, insomma anche a livello di stanchezza si può un po' pagare la cosa, però sono contento dei ragazzi, della stagione, è stata una stagione molto positiva Beh, siete arrivati, e cioè, sì. perché lo diciamo, siete arrivati in semifinale Abbiamo e avete, perso i se, rigori ok, con tutti i avete, supplementari in 9 abbiamo perso. ok, e meritando, mi hanno detto che meritavate anche di vincere. Sì, perché abbiamo avuto un'occasione proprio agli ultimi 2 minuti in 9 e ci è Quindi un andata po' di artero ce male. l'ho, ma ricordo anche Ricordi bene, sì, bene. E non quindi avete perso, quindi, cioè, non no, avete non perso neanche l'abbiamo una perso, no, partita. no, assolutamente no. Quindi poi adesso ci sta, insomma, che i ragazzi siano un po' stanchi. Qualcuno ha cominciato con dei lavoretti estivi, quindi i due portieri mancavano. Poi gli si è fatto male Mastai, Mastai no? non c'era, Dinuzzo il tuo pallino aveva un Sì, problemino alla caviglia. quando è venuto su, cioè, vedere giocare questi ragazzi, uno come Dinuzio di prima, così, ma Sono bravissimi, forse hanno fatto. perché io giocavo sempre di prima, perché se la stoppavo non ero capace, e allora. Ora mi è spiaciuto non vederti, perché anche a me i giocatori che giocano di prima piacciono. Comunque la stagione si è conclusa, molto positiva. Ho fatto i complimenti alla Picardo per questa partita. Bene, abbiamo finito la stagione, ci riposiamo e partiamo per la prossima, dove penso che ci sarà ancora da lavorare bene con dei giovani, perché come sapete la società sta facendo un'ottima politica in questo senso. Noi vi aspettiamo quest'altro anno al torneo, cioè, Senz'altro, spero che vi siate trovati bene. senz'altro, quello sì, ci siamo trovati bene, e faccio i complimenti a tutti e alla prossima. Prego. Ok, grazie mister, è sempre stato un piacere. Grazie anche per me. Grazie.
Oh my God!